Hey guys, bentornati in questa nuova parte delle Splay di Pokémon versione Nera 2. Dunque, dopo aver affrontato circa 1000 allenatori, compreso l'idiota qui di fianco, ho raggiunto l'ultimo piano dell'ultima area del grattacielo nero e sono pronto per attraversare quella porta che conduce all'ultimo boss di questo grattacielo, ovvero Fedio, il nipote di Nardo. Si intuisce facilmente dai capelli e probabilmente usano anche lo stesso gel per capelli. Cercherò di non perdere proprio nell'ultima parte di questo Let's Play. Salve Fedio! Ci siamo fatti una promessa a casa di Nardo, te lo ricordi, vero? Adesso vedremo chi di noi è più forte. Forza, lottiamo! Ok! Wow, che cosa sei tu? Da che pianeta vieni? Parte la sfida di Fedio, boss, che manda in campo Latios. All'85, ma sì, già che c'eri, perché non invitare un Rayquaza o un Mewtwo? Comunque, fortunatamente Latios è un tipo psico, oltre ad essere un bel drago, quindi vai con Ronzio, Spidey! Che dovrebbe fargli abbastanza male. Ok, Dragobolide. Questo significa purè di ragno per cena, giusto? E invece no, grande Spidey che resiste. Erba chiara. Quindi ora è in grado di sparare un altro Dragobolide alla massima potenza, eh? Ma noi siamo più veloci. E quindi goodbye Latios. Ok, Spidey sale all'82. E ora è il turno di Garchomp. Ok, cambia Pokémon. Man, riuscirai a battere un Garchomp che probabilmente ti sparerà in faccia un fuoco bomba? C'è un solo modo per scoprirlo. Avanti, man. E speriamo di essere più veloci. Ok, lotta, fendifoglia. Ok, siamo più veloci, vai, almeno metà vita. Ok, wow. Brutto colpo, grande man. Perfetto, ecco l'ultimo Pokémon di Fedio, Volcarona. E direi che questo lo lasciamo al nostro Samurott. Volcarona è un Pokémon abbastanza temibile, tipo Coleottero Fuoco. Ha un ottimo attacco speciale, un'ottima velocità e conosce la mossa Eledanza, che aumenta il suo attacco speciale, la sua difesa speciale e la sua velocità, rendendolo ancora più devastante di quanto non sia già. Direi di fare Surf. Ed ecco Eledanza. Ok, ora dovrebbe essere più veloce di noi, ma noi abbiamo Acqua Getto, quindi se non dovessimo abbatterlo con questo Surf, direi che abbiamo la vittoria in pugno, visto che abbiamo Acqua Getto. Goodbye Volcarona. E non è stato troppo difficile battere Fedio. Che sfida emozionante, tu e la tua squadra di Pokémon, che combinazione esplosiva. Un lavoro di squadra invidiabile, ci sono delle vette che gli allenatori da soli non possono raggiungere, altre che i Pokémon non osano avvicinare, ma come succede a me e a te, il gioco di squadra di Pokémon e allenatori può portare ovunque. Mi fa piacere che tu l'abbia capito. Ehi, oh, ascolta! Che problema hai, Fedio? Vieni a casa di mio nonno, Venturia, sai dov'è, no? Ti farò un bel regalo, te lo prometto. Ok, è un tipo strano, ma almeno ci regalerà qualcosa. E la roba gratis non si rifiuta mai, giusto? Ehi, Johnny, hai completato tutte le aree, incredibili, i miei complimenti. Ecco un regalo per celebrare il tuo successo. Un'unità di caramella rara, wow. Continua a mettercela tutta per diventare l'allenatore più forte. Spero tornerai presto a trovarci. Eh sì, un'unità di caramella rara mi sembra un premio più che adeguato, dopo tutti gli allenatori che ho affrontato. E ho fatto anche rima. Dunque, direi di darla a qualcuno. Come ad esempio... Man, che si è comportato molto bene con quel brutto colpo su Garchomp. Ok, visto che il regalo di Fedio so che è un Pokémon, direi di fare spazio in squadra, quindi sfruttiamo questo box e depositiamo qualcuno. Ok, questo è il box dei leggendari. Perché lo schiavo ancora qui? Mi stai inquinando il box, devi andartene ora. Libera. Vuoi liberarlo davvero? Sì. Hai liberato schiavo, addio schiavo. Ok, adesso va meglio. Dunque, vediamo un po' che possiamo depositare. Mendai, riposati pure qui nel box. E a questo punto non ci rimane che andare a Venturia a ritirare il nostro premio da Fedio, che si trova appunto a casa di Nardo. Quindi, lista Pokémon, Crobat, volo verso Venturia. La torre dell'orologio segna l'ora in cui è nata la città e ne è il simbolo. Secondo me non hanno voglia di cambiare le batterie. Ok, eccoci qua, ma prima di andare da Fedio, qui c'è uno strumento da prendere, quindi già che ci siamo direi di prenderlo. Mettiamo anche un repellente.
Ok. E facciamo surf. Dunque, wow, intanto prendiamo quello strumento, che è una pietra idrica. E poi andiamo verso lo strumento indicato dal ricerca strumenti, dall'utilissimo ricerca strumenti che si trova da queste parti. Che c'è di qua? Minor Ball. Ok. E per finire abbiamo Abil Cintura che, se non ricordo male, potenzia le mosse super efficaci del 20%. Sì, mi sembra di sì. Ok, volo verso Venturia, anche se è praticamente dietro l'angolo. Meglio fare volo. Ok, ora dritti verso la casa di Nardo, a ricevere il nostro premio, il nostro Pokémon. Ok, salve Nardo! Quando capisci cosa vuoi fare veramente, devi impegnarti a più non posso per riuscirci. Non esitare nemmeno per un secondo, in fondo al tuo fianco ci sono i Pokémon. Grazie a loro riuscirai anche nelle imprese che è impossibile svolgere da soli, e loro, grazie a te, arriveranno in posti altrimenti irraggiungibili. Insomma, l'unione fa la forza! Ok, non avrò mai quelle Pokéball lì in alto, vero? Peccato. Ehi, Fedio? Ehi! Aiuto? Hai mantenuto la promessa, io e te abbiamo scatenato una lotta epica, e questo è per ringraziarti. Prenditi cura di Gible. Wow, Johnny riceve Gible, e questo è il regalo di Fedio. Te lo affido, prenditi cura di lui. Johnny, ti aspetto al grattacielo nero. Sì, perché ci tornerò sicuramente, non preoccuparti. Ok, a questo punto direi di dare un'occhiata a questo Gible che ci ha consegnato Fedio, e allora torniamo al box. Ok, eccoci qua. Accenditi box, anzi PC, PC di Miko. Sposta Pokémon e ritiriamo Man e mettiamolo al posto di questo simpatico Gible. E ora diamogli un'occhiata. Gible a livello 1, natura docile, abilità sabbia velo, strumento condividi esperienza, questo è buono. Che ha solo azione. E, ah già, dimenticavo, è anche shiny. Ma questo immagino che non importi a nessuno, intanto c'è un tuono devastante fuori dalla mia finestra. È contento anche il cielo che io finisca questa guida. Anzi, questo let's play. Ok, quindi se volete ottenere un bel Gible shiny, sapete dove trovarlo. E a quanto pare sì, abbiamo finito. È stato let's play parecchio lungo, direi di tornare a Dalisopoli e concludere lì il video. Ok, dicevo, è stato l'esperienza. Oh, salve! Te lo ricordi? Il giorno che ho attraversato questo varco con un Pokémon per la prima volta? E tu come fai a saperlo? Comunque, è stato l'esperienza parecchio lungo, me lo tiro dietro da quasi un anno. So di non aver fatto proprio tutto al 100%, mi rendo conto che magari alcune cose avrei potuto farle meglio. Però nel complesso sono soddisfatto di questo let's play perché mi ha aiutato molto a crescere come youtuber e a migliorare come youtuber. Mi ha aiutato a rifinire un po' quello che è il mio stile nel fare video e mi sono divertito molto a farlo, quindi sono contento di averlo fatto. Ovviamente il giudizio finale spetta a voi e a proposito di voi, grazie. Grazie davvero per averlo supportato così tanto questo let's play. Grazie per tutti i vostri commenti, per tutti i vostri mi piace, anche per i non mi piace perché anche se non sembra, in qualche modo aiutano anche quelli. Da poco il canale ha raggiunto ben 1500 iscritti. E wow! In questo momento non riesco a trovare una parola migliore di wow per descrivere quanto sia wow avere tutta questa gente che guarda i miei video e che li supporta. Quindi grazie davvero anche di questo. Per quanto riguarda il gioco, inutile dire che mi è piaciuto veramente tanto. Lo reputo sicuramente un ottimo gioco di Pokémon, assolutamente all'altezza dei giochi delle generazioni passate. In particolare ho apprezzato l'enorme quantità di contenuti, l'enorme quantità e varietà di contenuti che hanno inserito in questo gioco. Basti pensare che ho battuto la Lega la prima volta nella parte 45 e il Let's Play lo finisco nella parte 75, ben 30 parti, ma non mi ricordo se era la 44 o la 45, comunque più o meno 30 parti di post-game, è davvero una cosa notevole. Poi, un altro punto a favore di questo gioco è anche la grande varietà di Pokémon tra cui scegliere per creare tanti diversi team. E anche quella è una cosa davvero stupenda. Ho apprezzato molto anche le piccole aggiunte, come ad esempio il fatto di poter usare un altro repellente senza dover entrare nella borsa ogni volta. Quella sì, che è una gran cosa. E
Per quanto riguarda la storia, se sì, direi che è una bella storia per un gioco Pokémon. Va un po' a completare quella che era la storia di Pokémon Bianco e Nero. E comunque direi che questo gioco è godibile, anche senza aver giocato ai precedenti. E nel complesso reputo la storia dei giochi di quinta generazione la migliore in assoluto, secondo me. Non sto qui a parlare di grafica perché non lo ritengo un elemento essenziale nella valutazione di un gioco, soprattutto di un gioco Pokémon. La musica sì, e per quanto riguarda le musiche, questo gioco ha delle musiche veramente fantastiche, un po' come erano in Pokémon Bianco e Nero e un po' come ci ha ormai abituato questa saga dei Pokémon. Beh, non voglio dilungarmi a fare una recensione su questo gioco, visto che se state guardando questo video probabilmente vi sarete già fatti un'idea. E quindi direi di tornare nella nostra casa ad Alisopoli, nella nostra stanza, dove tutto è iniziato, e concludere questo video. Ok. Casa di Johnny. Bene, mentre fuori dalla mia finestra c'è il diluvio universale, io vi saluto e vi ringrazio ancora per avermi accompagnato in questo viaggio che prima o poi doveva finire. Un saluto da Johnny Nicker e statemi bene. Ciao!